amici del mio viaggio a New York, mi avete sempre chiesto dove mangiare un super hot dog e questo è uno dei migliori. Qui siamo nell'Upper West Side, amici. I have one hot dog. The regular one. Yes. One papaya drink. Ecco qua amici, non solo è considerato uno degli hot dog più buoni in assoluto, andiamo qua dai, andiamo qua, ma hanno un drink alla papaya che è fantastico, adesso ve lo faccio vedere. Infatti si chiama Grape Papaya proprio per questo drink, però la specialità ovviamente è l'hot dog che è grigliato. Oh, mi serve la cannuccia. Ecco la cannuccia amici, un hot dog costa davvero poco, ho pagato tutti e due $4.50 e adesso vi faccio vedere, e voilà l'originale hot dog di Grape Papaya. Osservate qua, innanzitutto cosa notate? Che il pane è diverso da quello che conoscete degli hot dog, è un pane più naturale e ci mettono cipolla, salsa, crauti e un hot dog grigliato, quindi questo è uno dei migliori di tutta New York. Ed essendo uno dei migliori, non è quello che mangiate sul carretto che viene fatto in maniera distratta, no? Quando voi dite a New York Grace Papaya, è apparso anche in tantissimi film, dite un hot dog di una certa qualità e consistenza. Buonissimo ragazzi, davvero un altro livello rispetto a quello dei carretti. Poi il salsicciotto mi piace un sacco. E dopo lo dog dovete bere questo, è la tradizione, dovete bere questo succo di papaya. Io non so come mai ci voglia il succo di papaya con lo dog, ma è una cosa, dicono che è un succo speciale, eccezionale. Davvero questo succo è buonissimo, hot dog e succo di papaya, ce ne vogliono almeno un paio di hot dog. Allora ricordatevi, succo di papaya che è buonissimo, stiamo Amsterdam Avenue con la 72 se non sbaglio, sì la 72, c'è anche la fermata metro, la 72esima là, quindi non vi potete sbagliare, hot dog normale, regolare con succo di papaya. Guardate che belle anche queste confezioni, io proprio adoro Grape Papaya, ne sono davvero innamoratissimo. La gente continua a entrare, devo dire che l'hot dog è proprio il classico street food americano. Molti di voi conoscono Nathan's, che è quello più famoso, ma vi garantisco che Grape Papaya è uno di quelli che dovete provare assolutamente. Io vi do i miei consigli, poi quando verrete a New York deciderete voi cosa provare e cosa no, però vi garantisco che ne vale veramente la pena. E da New York, da Grape Papaya è tutto, vi aspetto e spero che ci vedremo molto presto, tra qualche mese, spero che in primavera, magari in estate, non lo so, però poi ci dobbiamo vedere e continuo a bermi il mio succo di papaya. Ciao!